Ben ritrovati con la storia, oggi parliamo del Palazzo della Ragione di Padova per l'anniversario degli 800 anni dall'edificazione avvenuta nel 1218. Fu cuore della vita civile, della vita economica e politica, collocato tra Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta. E allora vediamo le sue origini. Forse ancora prima di questa data che abbiamo appena citato, 1218, esisteva l'edificio piano terra che era adibito a funzioni pubbliche. Inizia così la costruzione del palazzo, come dicevamo, che aveva lo scopo di ospitare il tribunale per l'esercizio della giustizia e anche gli uffici finanziari per la riscossione delle tasse e delle imposte. L'architetto, il progettista fu Fra Giovanni Remitani, l'architetto dell'epoca, e che lui che fa aggiungere le scale, il porticato, le logge. Per quanto riguarda poi il tetto, è stato realizzato con la copertura, con una copertura a forma di carena di nave rovesciata. L'interno invece era formato da tre ambienti e il progettista unifica questi ambienti e ottiene un unico salone, che è ritenuto il salone pensile più grande d'Europa per le sue dimensioni, 80 metri di lunghezza per 27 di larghezza. Per quanto riguarda gli affreschi, sono stati effettuati nel 1306 da Giotto, con rappresentazioni a carattere astrologico e religioso. Purtroppo questi affreschi sono andati persi in seguito ad un incendio del febbraio del 1420. Saranno ridipinti successivamente e interverranno il pittore padovano Niccolò Miretto e Stefano da Ferrara, e si ispireranno ad opere di Pietro d'Avano, che è stato un astrologo e medico. Quanto al salone, contiene un gigantesco cavallo ligneo che era stato costruito nel 1466 per un torneo per la famiglia capodilista. Successivamente, dopo qualche secolo, esattamente nel 1837, verrà donato al comune di Padova. Inoltre, nel salone è conservata la pietra del vituperio, chiamata così in quanto qui i debitori insolventi avevano l'obbligo di spogliarsi, di mantenere solo camicia e mutande e sedersi per tre volte e ripetere la frase «cedo bonis», cioè «rinuncio ai miei beni». Erano tenuti poi ad allontanarsi dalla città e ricostruirsi una vita lontano. Inoltre, in un altro angolo, è contenuto il pendolo di Foucault, che sta a sottolineare Padova e il suo rapporto di città con della scienza. In origine, il piano terra è sempre stato caratterizzato dalla presenza di botteghe. Si vendevano tante merci, dall'abbigliamento alle calzature, un po' più avanti anche di generi alimentari. Il salone pensile oggi è utilizzato per eventi culturali, mostre, incontri, manifestazioni. Quindi negli 800 anni il Palazzo della Ragione ha svolto una duplice funzione culturale, come dicevamo, e commerciale, è rimasto intatto nella sua bellezza architettonica e si è ripreso quella funzione di cuore pulsante della città di Padova.